Si infrange sul piattone di Viscilia al 90esimo la speranza del Chieti di conquistare il primato solitario del campionato di Serie B. Un gol che avrebbe premiato oltre misura un Chieti brutto, soprattutto dopo aver subito quello che si è poi rivelato il gol partita di Borrelli a metà del primo tempo. È mancata la determinazione giusta contro un avversario anch'esso motivato dalla rincorsa ai playoff che potrà essere completata domenica ricevendo la Civitanovese. Chieti è sceso in campo senza il portiere Ragni e Gialloreto, con il secondo Angelozzi in panchina al posto di Vivarini al secondo e ultimo turno di squalifica. In avanti Sabatini preferito a Visciglia. Trivento con tanti assenti ma con Bernardi tuttofare e Pentrelli al centro dell'attacco. In 300 seguono la trasferta, encomiabili per tutti i 90 minuti. Saranno loro i migliori del pomeriggio nero-verde. Il Chieti, pur non alzando i ritmi, ha un discreto approccio, fa la partita, anche se il primo vero squillo è di Borrelli dopo uno spunto di Guglielmi. La risposta è affidata a Sabatini poco prima del quarto d'ora. Dribbling e cross vellutato per Savi, anticipato da Ferrara. Quindi al 17esimo tocca a Scibiglia, raccoglie una corta respinta della difesa di casa dopo una punizione di Vitone e scarica con l'esterno a fil di palo. Al 26esimo il gol partita, scambio sulla tre quarti Pentrelli-Bernardi, suggerimento di quest'ultimo per l'inserimento di Borrelli, Serpico presta il fianco sbagliato e il numero 7 gialloblu infila sul primo palo un incerto di Prete. E con il gol si esaurisce anche la cronaca del primo tempo. Nella ripresa il Chieti non riesce a cambiare passo, anzi trema ancora al quarto quando sul corner di Bernardi Scudieri impatta a centro area. E non giovano le prime due sostituzioni al 10° e 15°, la prima con Viscilli al posto di Salvagno e lo spostamento di Sabatini in mediana, scelta poco comprensibile e per nulla redditizia, quindi Esposito per Savi. Ma il Trivento ne ha di più e legittima il vantaggio cercando di rimessa il gol del KO. È sempre Bernardi l'ispiratore delle manovre molisane, suo il cross per Barchetta al 18esimo, suo il filtrante per Guglielmi, diagonale respinto da Di Prete. Alla mezz'ora la punizione di Ferreira scuote la traversa, mentre al 38esimo Guglielmi tenta l'Eurogol, ruba palla ammucciante e dalla sua metà campo sorprende Di Prete fuori dai pali, mira difettosa di poco. Il Chieti resta in piedi e nel finale ha un paio di sussulti, ma Vitone stavolta non è in vena di prodezze, Viscilia invece è in vena di regali e il Chieti cade dopo 7 vittorie consecutive e ora dovrà subito rimettersi in sella per il grande sprint finale con l'Aquila a testa. Stiamo là, siamo ancora primi, siamo a pari punti con l'Aquila, fino alla fine ci rimangono 9 punti, cercheremo di prendere i 9 punti negli altri campi. E purtroppo è così, oggi è una sconfitta che brucia perché poteva essere dare una svolta al campionato da parte del Chieti, però comunque è andata così, merito al Trivento.